capita spesso di fare dello shopping online, molto spesso, anche di fare solo window shopping online, perché dici lo compro, non lo so, la mia amica non l'ha ancora usato questo sito e se poi mi rubano i soldi. E se poi ti fregano, come è successo, non so se pure Annie, però a Sansone è A me successo, mai, hai visto? a Vedi? Sei me mai. stata fortunata, però a me è successo qualche volta e quindi ho sempre pensato che può essere utile, potrebbe essere utile qualcosa che ti tuteli in qualche modo quando fai shopping online. E mi sa che Ce siamo proprio l'abbiamo. in questo settore qui con Andrea Carboni di Shopping Advisor. Buongiorno, ciao. Buongiorno a tutti, buongiorno Alessandra Denny. Ciao Andrea. Allora, il Shopping Advisor è una web platform pubblica ed indipendente, guida di riferimento per lo shopping online sicuro, quindi per non farsi fregare, come è successo ad Ale. Esattamente, sì, è uno degli utilizzi di Shopping Advisor più diffusi in assoluto. Non sono l'unico, ma il principale. Come funziona? Spiegaci un po'. Facciamo un Allora. Ecco. esempio pratico. Devo comprare un mouse. Devo comprare un mouse Ok, online. vai sui Shopping Advisor, digiti mouse, e dopodiché atterri in una pagina dove vedi tutti gli e-commerce di piccole e medie dimensioni, perché siamo specializzati solo su realtà di piccole e medie dimensioni, presso cui acquistare un mouse, e quindi ti deviamo verso quell'e-commerce e ti diamo, come dire, un'idea sul livello di affidabilità, non solo grazie alle recensioni, ma anche grazie a un'analisi tecnologica del sito e a breve anche su un'analisi della salute dell'azienda proprietaria dell'e-commerce. Quindi, in sintesi, appunto, l'avete già detto voi, Shopping Advisor è una guida di riferimento per uno shopping online sicuro, ma peraltro anche sostenibile, di qualità, dedicata ai piccoli e medi e-commerce. Quindi, praticamente è un portale unico che aiuta le persone a trovare sul web qualsiasi prodotto o servizio per poi appunto acquistarlo in sicurezza e recensirlo, ma è anche un ecosistema di servizi che aiutano l'e-commerce a migliorare il posizionamento sul web, quindi ad acquisire maggiore visibilità e maggiore credibilità agli occhi degli utenti. Peraltro, ecco, una cosa che racconto spesso è che questa idea nasce proprio una provocazione fatta a un amico d'infanzia, Andrea Ghiani, che non riusciva a trovare attrezzature per la sua barca a vela, proprio a Cagliari, e quindi impiegava troppo tempo e faticava parecchio per trovare e-commerce sicuri. Per cui lo provocai e lui il giorno dopo arrivò da me e mi disse: perché non facciamo un TripAdvisor dell'e-commerce? Da lì siamo partiti, abbiamo capito esattamente una delle problematiche che avete accennato all'inizio, cioè le persone hanno difficoltà a trovare soprattutto prodotti di nicchia specializzati oggi su internet, impiegano ancora troppo tempo, non si fidano di e-commerce poco conosciuti e non si fidano neanche delle recensioni perché esistono quelle false. Esatto, è E questo vero. è uno dei problemi principali, esatto. Quindi l'e-commerce hanno problemi gioco forza, quindi hanno necessità di potenziare quegli strumenti che li aiutano ad acquisire più visibilità e più credibilità agli occhi degli utenti. E a questo dobbiamo aggiungere, pensate che ci sono oltre 300.000 negozi fisici oggi in Italia che ancora non sanno usare gli strumenti per digitalizzarsi, quindi Dai, continuano a. Davide, Sono malissimo. veramente tanti, sono 300.000, sono veramente tanti. Quindi noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo censito tutti gli e-commerce italiani all'interno di un unico portale con le vetrine informative, le recensioni e i rating di sicurezza di cui vi parlavo prima. E quindi per consentire alle persone di trovarli e di poterli recensire. Poi abbiamo importato all'interno del portale anche tutti i prodotti venduti da questi e-commerce. Oggi abbiamo oltre 10 milioni di prodotti venduti da 19.000 e-commerce. Ovviamente l'obiettivo era continuare a investire per rendere l'acquisto ancora più sicuro e la ricerca ancora più semplice, veloce, intuitiva e innovativa, perché investiamo nelle tecnologie emergenti. Che Eccoci qua, il gong mi ha coperto per un attimo. dura 6 ore, Cioè, è finisci tramontato il pure sole, talmente tanto è che è tramontato il sole, mi è venuta voglia di non finire. la frase. Sì, dicevo, stiamo investendo anche sulle tecnologie emergenti come la blockchain, l'intelligenza artificiale per rendere l'acquisto ancora più sicuro e per digitalizzare anche i negozi fisici e quindi portarci dentro anche le tipicità italiane, le eccellenze Certo. italiane, che sono veramente tante. Ecco, allora diciamo, non è una vera e propria domanda, è più un commento al quale nel caso tu puoi aggiungere Sì. qualcosa. Il vostro servizio, quello di Shopping Advisor, è un servizio preventivo, non è un servizio post fregatura. No, è Hai per non detto farsi bene, fregare. ok, quindi assolutamente. Previene da truffe e di servizi. mi posso essere instradato in maniera consapevole, in maniera più dettagliata rispetto a prima verso quello che può essere lo shopping sicuro. Assolutamente sì, corretto. Prima leggi le Perfetto. recensioni, ti fai un'idea e poi decidi se proseguire o meno con l'acquisto.
Molto bene, grazie mille per essere stato con noi, in bocca al lupo. Andrea Carboni di Shopping Advisor, grazie e in bocca al lupo anche a te. Grazie a voi ragazzi, buona giornata.